Vado. Emanuele Birarelli, tre partite in Italia, in casa davanti al proprio pubblico. Sì, sicuramente sono tre partite che vogliamo vincere. Sinceramente da questo weekend ci aspettiamo tanto perché siamo in casa e sicuramente saremo anche trascinati un po' dal nostro pubblico. E poi insomma sono tre risultati che ci servono per fare un passo in avanti verso le Final Six. Guarda, io direi che l'unica cosa in questo momento che ci frena un po' è qualche infortunio da gestire, in quello sicuramente l'allenatore con il suo staff non staremo certo lì a rischiare insomma, la salute di qualcuno che ha degli infortuni importanti, perché in quella cosa guardiamo ad agosto, insomma guardiamo i giochi olimpici, sarebbe stupido farsi male adesso e saltare i giochi olimpici, però per il resto giochiamo per vincere, giochiamo come insomma tutto quello che abbiamo per arrivare a Final Six. Penso che sarebbe bello essere in Polonia a metà luglio, giocare delle partite di altissimo livello e sarebbe la miglior preparazione per i giochi olimpici. Nell'ultimo weekend sei stato costretto a stare un po' a guardare, che Italia hai visto? Sì, come dicevo prima, da parte dello staff sanitario e tecnico c'è questa attenzione agli infortuni, quindi non ha giocato Osmani, quantomeno non ho giocato io che ho avuto qualche problema alla schiena e gli altri che hanno dei problemi vengono gestiti, però forse abbiamo avuto la sfortuna di avere la Francia come prima partita, loro avevano sicuramente più ritmo di noi e in quella partita eravamo un po' frenati, abbiamo fatto un po' fatica a battuta ricezione e dopo loro sono una squadra che quando ricevono bene sono veramente bravi e abbiamo perso quella. Poi la seconda e la terza siamo stati bravi a rialzarci e a fare il nostro dovere, a portare a casa due vittorie che comunque andavano prese.